Certo, sì, quello per un attaccante è sempre importante. Però poi quando il risultato è 2-1 per gli altri, il gol non conta tanto. C'è tanto rammarico. Ecco, questo rammarico più per, diciamo, le imprecisioni del primo tempo, che onestamente c'è stato un paio di situazioni dove insomma, era davvero Potevamo facile pungerli. segnare, forse no. È stato Facile. più quello, oppure magari nel secondo tempo dove avete fatto magari nei primi 20 minuti tanto possesso, ma magari invece vi siete presentati un po' meno. No, come dice lei, sicuramente abbiamo avuto tante occasioni. Diciamo che abbiamo sbagliato magari l'ultimo passaggio o il tiro in porta. Quello lì è stato il colmo, diciamo. Però in confronto all'ultima partita a Imola, la squadra ha giocato bene, ha fatto vedere quello che siamo noi. Quindi diciamo che questo è un punto di partenza. Adesso testa domenica contro la Lucchese, che è una partita tostissima. Però sono sicuro che se noi espiamo questo calcio possiamo far veramente bene. Senti Pippo, esordio dal primo minuto, forse probabilmente per il risultato finale te l'aspettavi diverso, però insomma, che cosa vuol dire il primo gol a Teramo? Beh, per me vuol dire tanto, sono contento del gol, non del risultato finale. Il mister mi ha dato fiducia. Mi sono inserito nei schemi, nelle cose che il mister chiede. Non è stato facile perché ne sono tante. E niente, sono veramente contento del gol e spero che ne possano arrivare altri con vittoria. Era anche difficile perché insomma attacco nuovo per due terzi con Cisco che esordiva dal primo minuto, come ti sei trovato? Poi con Bernardotto, con Rosso spostato a destra. Oh no, mi sono trovato bene. Anche Cisco, come ha detto il mister, è arrivato da 2 giorni, un giocatore forte, e sicuramente non è ancora entrato in tutti i principi che vuole il mister, però ha giocato bene, e poi con Bernardotto, Rosso, Malotti mi trovo bene, tutti i giocatori che possiamo fare tanta roba insieme. Il gol da un certo punto di vista, proprio vedendoti dalla statura, tu non sei molto prestante, però è sembrata una giocata anche un po' preparata, il cross di Mordini che vai a anticipare sul difensore. Sì, il mister me lo chiede sempre di attaccare forte davanti al difensore, poi Mordo ha messo la palla e io sono saltato e l'ho buttata dentro. Senti, sul Siena che impressione hai avuto? È una squadra che gioca a calcio e ha giocatori importanti. Penso che è una squadra forte. E niente, questo qui.